dall'odio non può che nascere altrove. Chi odia è uno assolutamente convinto di quello che pensa e quello che dice. Questa insofferenza per la diversità, diciamo che la forma di odio più diffusa, certo potenziata dalla possibilità che noi abbiamo in maniera molto semplice di dire la nostra. Purtroppo c'è un problema di riconoscimento nella società di anonimato, una società dell'individualista che però produce anonimato. L'odio si combatte con la conoscenza delle cose, perché quando conosci comprendi e se comprendi smetti di odiare. Con l'altro riconosciuto nella sua, come dire, alterità, al di fuori dei giudizi, pregiudizi che ne abbiamo, ed è una rivelazione questa cosa, perché appunto ti fa capire quanto tu sei simile all'altro.